Noemi Signorile è tornata in Italia. Com'è andata la stagione in Francia? Bene, stava andando bene, si è interrotta purtroppo, però stava andando bene, eravamo in lotta per i primi posti e per lo scudetto. Titolo che tu hai già vinto in Francia, che hai vinto anche in Romania, è da un po' che giri. Sì, è da un po', è da un po'. Volevo fare questa esperienza all'estero e mi è piaciuta e mi sono trovata bene. Allora ti chiedo subito, è il momento già di ragionare su un ritorno al campionato italiano? Può essere, sì, ci sto pensando. Ci sono già delle opzioni? Cioè, ci sono delle opzioni, però ovviamente ora è ancora presto perché comunque non sappiamo neanche se finiremo la stagione o non in Francia, quindi non ne stiamo parlando più di tanto, però ho delle opzioni e stiamo valutando. Com'è andata in Francia? Quando è scattato l'allarme? Quando in sostanza vi hanno detto dobbiamo fermare il campionato? Ma in Francia è arrivato dopo l'Italia, infatti quando già qui c'era l'emergenza, che già le persone cominciavano a non uscire più di casa, lì le cose erano tutte normali, giocavamo normale, andavamo fuori, tutto tranquillo. L'ultima partita, l'unica cosa che è cambiata è il fatto di non dare il 5 all'avversario nel saluto e alla fine della partita, però con tutti i tifosi, tutto normale a parte quello. Un po' poco, diciamo. Sì, perché alla fine la palla la tocchiamo tutte, quindi non è che... Però hanno incominciato così. Come stai vivendo la situazione? A giudicare dai social, comunque te la spassi. Ma sì, diciamo che non mi annoio, anche perché sto preparando gli esami per l'università. Mi alleno e quando non ho niente da fare faccio qualche video su TikTok per ridere un po', giusto per far passare il tempo e divertirmi. Sei rimasta in contatto con le tue compagne di squadra oppure ognuna adesso sta vivendo la sua vita per conto suo? No, ci sentiamo costantemente anche per avere news, se qualcuna sa qualcosa, quindi no, ci sentiamo, abbiamo ancora il nostro gruppo WhatsApp dove almeno tutti i giorni ci scriviamo qualche cavolata, giusto per tenerci ancora legate. Anche in Italia si parla di una possibile ripresa, si prende tempo adesso sulla scorta dei dati che cominciano ad essere positivi sul contagio per vedere se tra giugno e luglio si può arrivare a chiudere il campionato. Tu saresti d'accordo? Ma guarda, io sono dell'idea che la salute prima di tutto, quindi se veramente ci saranno le condizioni ottime per poter giocare senza rischi, senza problemi, assolutamente sì, comunque io ho un titolo da vincere, voglio rientrare a giocare, però ovviamente deve essere tutto a posto, che sia tutto rientrato, tra virgolette. Come passi le giornate di quarantena? Ma guarda, come ti ho detto, alla fine la mattina mi alleno. Poi, dopo che mi alleno, studio e poi faccio i video, porto fuori il cane qua davanti perché ovviamente non si può andare in giro, però passeggio qua davanti casa, giusto per l'ora d'aria col cane. Riesci a sentire un po' i parenti, qualche videochiamata? Sì, quello sempre, tutti i giorni, videochiamate di gruppo, mia mamma, mio papà, mio fratello, mia sorella, quello sempre, abbiamo sempre videochiamate di gruppo da fare. Ma devo dire che non la sto soffrendo tanto perché le giornate mi passano veramente veloci, quindi non patisco molto. Si riesce in queste condizioni a mantenere uno stato fisico, diciamo, accettabile in vista di una possibile ripresa? Sì, io ho un programma che mi ha dato il mio preparatore e che devo dire è veramente tosto, nel senso faccio più fatica adesso a casa che in palestra normale, quindi... Secondo me sì, fisicamente sto lavorando e penso anche tutte le altre, stiamo lavorando bene, quindi siamo pronte per un possibile ritorno. Quindi la speranza c'è, dai. In Sì, certo. bocca al lupo allora, Noemi. Grazie, grazie Raccontiamo di vederti nel nostro campionato l'anno prossimo, eh? Un'idea ce la mille. siamo Va fatta. bene, va bene. Grazie, a presto. Grazie a te. Ciao.